Amici e amiche di TV City, bentrovati ad una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Questa puntata è interamente dedicata al calcio femminile, cominciando dal campionato italiano di Serie A che si è appena concluso, un campionato che ha visto per la prima volta lo status di professionismo, un campionato che prevedeva la partecipazione di 10 squadre in una nuova formula che prevedeva un girone all'italiana andata e ritorno, poi una fase successiva in cui le prime 5 squadre della classifica venivano ammesse alla pool scudetto per decretare la squadra campione d'Italia e le ultime 5 invece nella pool salvezza per decretare la squadra che sarebbe retrocessa in Serie B. Cominciamo con la pool scudetto che ha visto la Roma laurearsi campione d'Italia per la prima volta nella sua storia con 67 punti, spodestando quella che era la dominatrice degli ultimi anni, cioè la Juventus. Juventus che invece si è classificata al secondo posto con 54 punti. Roma e Juventus, essendo le prime due della classifica, sono così qualificate alla Champions League della prossima stagione. Le altre squadre classificate dal terzo al quinto posto sono state il Milan con 44 punti, la Fiorentina con 42 e l'Inter con 39 punti. Passiamo alla pool salvezza che vedeva il Sassuolo con 38 punti ampiamente salvo, il Como Women 28 punti, a pari punti la Sampdoria e il Pomignano con 21, retrocessa all'ultimo posto invece il Parma con soli 16 punti, quindi retrocessa in Serie B. Serie B dalla quale verrà nella prossima stagione il Napoli femminile che ha conquistato la vittoria del campionato e quindi ritorna in Serie A dopo una sola stagione, mentre l'altro posto se lo giocheranno il Pomignano che è arrivato penultimo in Serie A e la Lazio che invece è arrivata seconda in Serie B, quindi si giocheranno in uno spareggio la promozione in Serie A. Passiamo alla Coppa Italia, il secondo trofeo stagionale che ha visto la finale giocata allo stadio Arechi di Salerno di fronte a un numerosissimo pubblico e a vincere è stata la Juventus che ha battuto in quella che è stata una storia infinita tra due squadre, la Roma. Roma sconfitta proprio negli ultimi minuti di recupero con il gol della giocatrice della Juventus Bonansea che ha regalato quindi la Coppa Italia alla Juventus. Passiamo oltre confine e andiamo a parlare della Champions League. Champions League che quest'anno prevedeva una formula a 16 squadre. Per l'Italia hanno partecipato le due dominatrici della stagione, la Juventus e la Roma. Roma che era arrivata anche ai quarti di finale, eliminata poi dal Barcellona. E diamo un occhio invece alla fase finale, cominciando dalle semifinali che vedevano la sfida tra il Chelsea e il Barcellona. In questa sfida hanno avuto la meglio le spagnole che hanno vinto la gara di andata per 1-0 giocata in Inghilterra, poi il ritorno giocato al Camp Nou di fronte a oltre 70.000 spettatori, un numero incredibile per il calcio femminile, è finita 1-1 la partita di ritorno e quindi il Barcellona si è qualificato per la finale. Nell'altra semifinale erano di fronte le tedesche del Wolfsburg e un'altra squadra inglese, cioè l'Arsenal. La partita di andata giocata in Germania è finita con un pareggio 2-2, 2-2 anche nella partita di ritorno giocata all'Emirates Stadium, anche qui di fronte a un pubblico incredibile, oltre 60.000 spettatori, ma nei tempi supplementari le tedesche hanno trovato il gol qualificazione che le ha permesso di arrivare in finale. La finale che si è giocata al PSV Stadium di Eindhoven ha visto quindi di fronte il Barcellona e il Wolfsburg e a spuntarla sono state le spagnole in una partita incredibile dove le tedesche del Wolfsburg erano passate in vantaggio per 2-0 con le reti della Payor e della Pop. Nel secondo tempo invece la rimonta delle spagnole, prima con la doppietta della Guijarro e poi al 70° la rete della svedese Rolfo ha regalato quindi al Barcellona la sua Champions League. Si conclude quindi così la stagione del calcio femminile che tornerà protagonista invece nella prossima estate tra i mesi di luglio e agosto con il campionato del mondo che si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda e vedrà partecipare anche l'Italia. Era questa l'ultima notizia di questa puntata dedicata interamente al calcio femminile. Se volete darci dei consigli e suggerimenti potete scriverlo come sempre nei commenti. Io vi do appuntamento ad una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!